Ben ritrovati in primo piano, oggi lavoro e mezzogiorno, la nuova sfida del mondo delle piccole imprese. Abbiamo in collegamento il vicepresidente nazionale di piccola industria di Confindustria, Pasquale Lampugnale. Ben ritrovato Presidente, grazie sempre per la sua disponibilità. Buongiorno a voi. Allora, partirei Presidente dal rapporto Svimez, il futuro del Sud a quanto pare di nuovo a rischio tra la fuga dei giovani e lo spopolamento che caratterizza soprattutto, lo sappiamo bene, le zone interne della Campania. Le prospettive dal vostro osservatorio quali sono, Presidente? Ma il rapporto Svimez, come ogni anno, descrive in modo molto articolato la situazione del Mezzogiorno. Se guardiamo ai dati passati, abbiamo un Mezzogiorno che è cresciuto più del centro e del nord del paese, e quindi questo significa che c'è una certa vitalità imprenditoriale. Guardando al futuro, abbiamo qualche ombra perché il rapporto descrive come chiaramente nei prossimi 3 anni verranno a mancare nel sud circa 5 miliardi di euro. Io credo che il contributo che può dare Svimez attraverso questo rapporto sia nel delineare una strategia che vede il Mezzogiorno al centro di un progetto di politica industriale italiano. E se lo guardiamo nel dettaglio, noi riusciamo a capire come, investendo risorse del PNRR non solo al sud, noi possiamo invertire quella mancata crescita del nostro paese che si è registrata ormai per troppi anni, perché nel Mezzogiorno abbiamo importanti distretti industriali, abbiamo una centralità geografica perché siamo alle porte del Mediterraneo, e quindi solo attraverso una chiara politica industriale di lungo periodo che sia del paese e non del sud ne possiamo invertire questa rotta. Ecco, intanto Presidente, chiaramente dal rapporto Svimez ci sono luci e ombre. Uno degli aspetti più negativi, possiamo dire, riguarda il fatto che negli ultimi 10 anni sono quasi 200.000 i giovani laureati che hanno lasciato il sud per il centro-nord. Ecco, numeri sicuramente impressionanti. Secondo lei questa emergenza come va affrontata? Ma dal lato va affrontata creando delle condizioni di lavoro per i giovani laureati migliori. Anche noi come categoria, come componente delle piccole e medie imprese di Confindustria e come sistema in generale dobbiamo essere più attrattivi verso questo tipo di competenze, che molto spesso immagino di poter trovare una prospettiva di crescita e di sviluppo del lavoro al nord o nella media grande azienda. Il nostro paese, in particolare il Mezzogiorno, è fatto da tante piccole e medie imprese che assumono pochi laureati, quindi dobbiamo, secondo me, in modo strutturato entrare nelle scuole e nelle università in modo più incisivo rispetto al passato, raccontando la creatività, il fare impresa, le eccellenze che esistono sul nostro territorio e che possono chiaramente ospitare nuovi giovani laureati, in un contesto in cui anche le PMI per crescere hanno bisogno di investire in un processo di maggiore managerializzazione. Ecco, intanto c'è un altro aspetto negativo, riguarda il rischio di desertificazione industriale, soprattutto nelle zone interne del Mezzogiorno e anche naturalmente della Campania. Secondo lei, Presidente, la fabbrica può ancora rappresentare una speranza per il futuro dei giovani, per il futuro del lavoro dei giovani soprattutto? Io credo di sì, e il rapporto Svimez in questo è molto puntuale, cioè dice di investire sull'industria. Mi sarei aspettato qualche richiamo maggiore alle aree interne, ma sicuramente portando avanti le grandi filiere industriali che abbiamo nel sud, e mi riferisco all'agroindustria, all'automotive che vive un momento complesso, al navale e cantieristico e all'ICT, io credo che si può invertire questa rotta. Chiaramente bisogna adottare una strategia. Quindi la ZES ha dato un contributo in questi anni, sta dando una visione di crescita nel nostro Mezzogiorno. Dobbiamo aspettare una strategia che metta insieme sostegno agli investimenti delle imprese, attuazione del PNRR e in aggiunta i fondi di coesione, che devono essere aggiuntivi e non sostitutivi e che hanno l'obiettivo quindi di ridurre i divari. Noi dobbiamo portare avanti una politica industriale che abbia come obiettivo la riduzione dei divari col nord e col centro del paese. Certo, a proposito della ZES, Presidente, in queste ore si sta discutendo proprio rispetto alla ZES unica per il Mezzogiorno dei primi risultati che sono sicuramente incoraggianti. Insomma, è questa una strada che va perseguita, insomma, che va seguita in maniera
decisa, perché ricorderà all'inizio l'ipotesi della ZES unica per il Mezzogiorno era vista con un certo scetticismo, possiamo dire, dal mondo industriale. Sicuramente sì, perché avevamo la paura di perdere il lavoro fatto dagli 8 commissari. Oggi noi riteniamo che sia fondamentale individuare la strategia della ZES, del piano ZES, investire e introdurre incentivi agli investimenti che siano strutturali e non annuali e affiancare, come dicevo prima, i fondi di sviluppo e coesione. Credo che la sfida della ZES sia non una sfida del Sud, ma sia una sfida del Paese. La vitalità imprenditoriale che hanno dimostrato gli imprenditori del Sud con un ammontare inimmaginabile all'inizio di domande prenotate stia proprio ad attestare quante imprese, quanta vitalità ci sia nel nostro Mezzogiorno. Ecco, il rapporto formazione e mondo del lavoro, lei ha partecipato alla PMI Day nazionale, a Benevento c'è stato il PMI Day che ha visto protagonista proprio Confindustria di Benevento, che ha coinvolto tantissimi giovani. È questa secondo lei la strada giusta per avvicinare soprattutto gli studenti a quello che sarà il lavoro del futuro in pratica? Io credo di sì, la giornata nazionale ormai esiste da 14-15 anni, è un punto di riferimento del nostro sistema, dobbiamo secondo me al di là della singola giornata creare dei momenti di confronto e di incontro con gli studenti, immagino anche ad una maggiore presenza degli imprenditori nelle aule per raccontare come funziona un'impresa, quali sono le competenze necessarie in un mondo che sta cambiando molto più velocemente rispetto al passato. Quindi credo che questo progetto, che è un progetto di sistema, sia come dire, il momento più alto di condivisione tra impresa e mondo della formazione. Ci aggiungiamo anche l'università e lavoriamo insieme affinché si possa raccontare una storia positiva, cioè che si può fare impresa nel Mezzogiorno e che anche i nostri giovani laureati non devono solo formarsi qui, ma possono trovare nel Mezzogiorno e nelle nostre imprese una grandissima opportunità per portare avanti il lavoro e quindi la propria vita. Ecco, per l'edizione di quest'anno, PMI Day nazionale, è stato scelto un titolo significativo, Costruire. Ecco, qual è stato l'obiettivo proprio di questa giornata nazionale, Presidente? Costruire è la parola chiave del progetto, costruire relazioni, costruire connessioni, costruire competenze, costruire il proprio futuro. Io credo che questa parola scelta quest'anno si possa declinare in vari modi, ma che possa rappresentare una speranza per i tanti giovani a cui noi abbiamo raccontato che bisogna investire sul proprio portafoglio di competenze, bisogna impegnarsi con un sacrificio, per avere successo bisogna, come dire, fare la differenza rispetto agli altri, altrimenti il successo è effimero, evapora in modo molto molto più veloce. E quindi il messaggio che abbiamo lanciato ai giovani è anche quello di avere una maggiore cultura del fallimento. Si può sbagliare, ma l'importante è sapersi rimboccare le maniche e ripartire. Ecco, lei chiaramente è particolarmente attento all'avvertenza delle aree interne, che conosce naturalmente molto bene. Ci sono tante aspettative rispetto alla Napoli-Bari, sono state tracciate anche le prime cifre, si parla di un valore aggiunto di 4,4 miliardi di euro e di almeno 62.000 posti di lavoro, e questa è una sfida che chiaramente anche le zone interne della Campania devono vincere, secondo lei? Noi la stiamo portando avanti con impegno da tanti anni. Ricordo già negli anni 2011-2012 come Confindustria Benevento abbiamo messo al centro il tema delle infrastrutture. Chiaramente sono progetti che la popolazione, se non vede, non riesce a percepire. Oggi abbiamo dei collegamenti con Roma decisamente migliori rispetto al passato. Con la Napoli-Bari andremo ad interconnettere i due mari, avremo l'opportunità che possa passare proprio dalle nostre parti, e sono convinto che con quell'infrastruttura si potrà cambiare la prospettiva di queste zone, non solo del Sannio ma dell'Irpinia, perché tra la stazione Irpinia e l'alta velocità ne possiamo fare sicuramente la differenza. Ecco, per chiudere questa nostra intervista, Presidente Lampugnale, chiaramente il clima non è dei migliori, c'è questa tensione molto forte tra il mondo sindacale e la politica nazionale, soprattutto l'esecutivo nazionale. C'è stata la polemica sull'autonomia differenziata, voi come Confindustria avete espresso le vostre perplessità, c'è stato poi l'intervento della Consulta. Effettivamente questa riforma, secondo voi, rischia di spaccare in due il Paese?
Ma io credo che in questo momento storico noi abbiamo bisogno di un'Europa più forte e quindi i paesi devono essere maggiormente integrati in una politica strategica europea. Se il rapporto Draghi da un lato ci dice che dobbiamo centralizzare alcune materie strategiche, non vedo come sia possibile frammentarle a livello territoriale. Quindi io credo che quel documento, quel rapporto, quelle indicazioni scritte lì dentro siano la nostra guida, debbano essere per il mondo delle imprese, per la politica, per creare un'Italia più forte all'interno di un'Europa più forte. Ecco, per chiudere, Presidente Lapugnale, quale sarà e quale può essere soprattutto il ruolo della piccola industria per il rilancio dell'occupazione e dello sviluppo in Campania e complessivamente nel Mezzogiorno? Quello di portare avanti un percorso di crescita attraverso gli investimenti in tecnologia, in efficienza, in organizzazione, in capitale umano. Se guardiamo i dati delle piccole e medie imprese, il bilancio delle piccole e medie imprese campane nel Mezzogiorno, sono nettamente migliori rispetto a 10 anni fa, e questo significa e chiaramente conferma che si può fare impresa anche nelle nostre terre, lo si può fare con qualità. Chiaramente abbiamo bisogno di una serie di elementi e di condizioni favorevoli e di quelle che sono le precondizioni di sviluppo. Noi siamo una componente che ha messo al centro il tema della produttività. E su questo crediamo che anche il nostro ecosistema attorno debba spingere affinché ci sia maggiore efficienza e per dare chiaramente più prospettiva al territorio. Certo, impegno strategico molto significativo. Grazie Pasquale Lampugnale, vicepresidente nazionale, lo ricordo, di Piccola Industria, di Confindustria. Grazie per questo intervento e buon lavoro, buona giornata. Grazie. Grazie a voi. Dunque abbiamo concluso per oggi. Io ringrazio regia Michele Urciuolo, grazie a voi che ci avete seguito. Arrivederci.